Ciao, ciao. Sigla ad hoc con le nostre nataline ritornate per l'occasione dall'ultima settimana bianca, quella proprio terminata ieri, l'altro ieri, grazie a questa recrudescenza del maltempo invernale che ha fatto sì che loro potessero tornare a divertirsi, scivolare sulla neve, cantare in seggiovia. Ci faranno compagnia per tutta la puntata, Giovanna e Vittoria. Noi iniziamo con uno scoop. Franco Rizzo del Corriere della Sera pensava ieri di aver fatto uno scoop. Sì, è vero, l'ha fatto, ma noi ne abbiamo fatto un altro. Guardiamo insieme. Vergogniamoci. Cos'ha che non va questo titolo? Beh, proprio la parola vergogniamoci. Infatti è scritta senza la I, un refuso che può capitare, però a benefici di quanti hanno letto e magari pensano all'infallibilità dei giornalisti e si fossero convinti del contrario, ricordiamo che una volta le maestre dell'elementare degli anni che furono ci facevano imparare una pastetta che voleva il digramma gn, non poter essere seguito dalla I se non nella parola compagnia. Chiariamoci meglio. Per formare le varie voci di un qualsiasi verbo regolare ci si regola come segue. Si omette la desinenza dell'infinito presente e si aggiungono al tema le desinenze del tempo e del modo desiderato, e quindi anche i giornalisti sbagliano. Ma siamo umani, viva Dio. Chi invece non dovrebbe, ma solo perché si vantano della propria infallibilità, sono i politici. Il Corriere.it pubblica le foto comprovanti uno scoop. L'incontro tra Epifani e Bersani. Due filosofi con lode, l'uno alla Sapienza, l'altro a Bologna, l'uno ex segretario del PD, l'altro ex segretario della CGIL ed ora leader del PD al posto del primo. Si passano un foglietto, non si capisce bene chi l'abbia scritto quel foglietto, e nemmeno quel nome, Zampini, alla penultima riga. Parrebbe sia un appunto per la nomina del prossimo vertice di Finmeccanica, come scrive Rizzo sul Corriere. Ma sarebbe questo lo scoop? Ma certo che no, lo scoop è un altro, è quello che c'è scritto all'ottavo rigo. Capi i gruppi. Ma come? Non sanno i due filosofi con lode, o almeno chi dei due ha scritto l'appunto, che si dice e si scrive capigruppo? Non conoscono le regole grammaticali del plurale dei nomi composti, questo è lo scoop. Ma sarà forse anche per questo che Bersani non è riuscito a comporre un governo? Heidi, Heidi, rido, rido nei monti. Il nostro Astronic ci ha fatto realizzare un bel servizio su una iniziativa davvero interessante, nata dalla mente di un genitore che ha perso il figlio da più di 20 anni e ha utilizzato proprio la passione per il basket di suo figlio per brevettare un progetto che presto dovrebbe essere adottato e dovrebbe interessare tutte le scuole lucane. Benvenuti a tutti alla presentazione del progetto Adotta il codice della strada. Questo progetto è stato inventato, pensato, costruito dall'ST Amici di Vito Lepore, il basket nel cuore. Presentiamo il progetto con il vero padrino di questa idea, che l'aveva da tanto tempo e finalmente l'ha realizzata, cioè il signor Giovanni Lepore. Grazie. Allora, il progetto è nella mia mente è stata parecchi anni, perché sa, quando purtroppo si capita una disgrazia a noi, che poi noi pensiamo che capitano solo agli altri. Allora ho pensato da tanto tempo, dicendo perché ognuno di noi non può fare una piccola cosa per insegnare ai ragazzi il rispetto delle regole, il rispetto delle regole e del codice della strada. È proprio nella palestra intitolata a suo figlio che Giovanni Lepore ha visto prendere corpo a quella che è stata una sua idea a dir poco geniale: abbinare i fondamentali del basket all'insegnamento della segnaletica stradale. Il figlio di Giovanni, il cestista Vito Lepore, morì in un incidente stradale in Sicilia e con la sua vita finì anche una spettacolare carriera nel mondo della palla a canestro. Il papà, nel ricordo della tragedia di oltre 20 anni fa, con la sua idea perfezionata da un team di professionisti,
ha brevettato, sì, proprio brevettato presso la Camera di Commercio questo progetto, che ha avuto unanimi consensi dai vertici del Ministero dei Trasporti, che lo ha anche supportato fornendo il materiale per le dimostrazioni. Ma in cosa consiste questo progetto? Molto semplice, alcuni ragazzi indossano dei giubbetti con alcuni segnali stradali e vengono posizionati sul campo di basket. Altri loro amici, impegnati ad imparare i fondamentali del basket, fanno invece un percorso e in prossimità di ogni segnale stradale eseguono un'azione suggerita dal segnale stesso, cambio di direzione, giro, arresto e così via. È garantito che il percorso facilita l'apprendimento dei rudimenti del basket e fa acquisire una coscienza critica nei confronti delle regole contenute nel codice della strada. L'anno prossimo tutte le scuole lucane adotteranno sicuramente questo progetto, mentre la dimostrazione è stata resa possibile grazie a dei ragazzi in rappresentanza un po' di tutte le scuole di Potenza. Acci, picchia. Qui c'è un mondo fantastico! Alla Regione Basilicata hanno deciso praticamente di smettere. Il presidente De Filippo si è già dimesso da qualche settimana, altri in precedenza erano stati coinvolti in un piccolo, medio, grande scandalo sui rimborsi. Alla fine la decisione è stata presa, si torna alle urne il prossimo mese di novembre, il 17 e il 18. La festa appena cominciata è già finita? Festa appena cominciata è già finita. Mi manchi nei tuoi sguardi e in quel sorriso un po' incosciente, nelle scuse di quei tuoi probabilmente sei quel nodo in gola che non scende. Amici, amici, non andate via, restate ancora per le due bicchieri, stasera pago io, stasera pago io, e poi andrò a cantare al suo balcone. Mi manchi. Vorrei incontrarti fra cent'anni. Non c'è più niente da fare, ma è stato bello sognare un grande amore sincero ed un felice futuro da vivere insieme per sempre con te. La vita ci ha regalato qualcosa da ricordare, il nostro amore sincero, dei lunghi giorni felici, qualcosa che il tempo non cambierà mai. E domani forse troverai quello che vuoi, e domani forse ciò che voglio troverò, ma so già che tra noi niente mai cambierà, basta solo che ti ricordi che anche se non c'è più niente da fare, è stato bello sognare, la vita ci ha regalato
dei lunghi giorni felici, qualcosa che il tempo non cambierà mai. Ai Dio, ai Dio, ai Dio, ai Dio, ai Dio, ai Dio, ai Dio. In questo video realizzato da Patrice Macabu si parla di disabilità, o meglio, di diversa abilità. È un video girato a Potenza, ma potrebbe essere una qualunque città italiana. La situazione è quella che è, iniziamo da questo numero a interessarci di questi problemi. Iniziamo con questo spot, proseguiremo con delle interviste verità. E io su questo vi lascio e vi saluto alla prossima. Buonasera.